Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Nux. Della Nux, non lo so, non lo so perché di questo marchio conosco pochissimi prodotti. Allora, Nux è un marchio francese, so che alcuni prodotti hanno dei profumi fantastici. Io conosco il burro per le labbra ed è quello super idratante ed è l'olio, quello multiuso, che è anche quello profumo fantastico. Quindi mi piace molto l'idea di aprire questo calendario da 24 caselline ed è prezzi. Allora, sul sito ufficiale 79,90 euro. Ho googlato un attimo adesso per dirvi il prezzo e ho visto che ci sono vari siti che lo vendono fino a 59,90 euro. Quindi date un occhio. Look Fantastic, avevo visto, non mi ricordo, Zalando. Quindi, cioè, ci sono anche degli sconti, quindi perché no? Comunque la data di oggi è disponibile. Allora, intanto direi di aprire questo calendario e lo mettiamo qui. Qui sotto adesso c'è il minutaggio se volete andare a vederlo direttamente senza spoiler, quindi solo con le considerazioni finali per non spoilerarvi tutto il calendario. Ed intanto, se non volete spoiler, andate adesso qui. Per tutte le altre apriamo il calendario, spostiamo la candela sperando di non dare fuoco a tutta la casa direttamente ed andiamo ad aprirlo. Molto carino, classico, con le caselline che si aprono e direi di iniziare dalla 1. Partiamo benissimo perché non la trovo. Allora, la 1, eccola. Ma va bene così o devo accelerare? Ok, e direi che partiamo subito bene con l'olio prodigioso, quello fiorito. La confezione è un, non lo so, è un 10 ml. Questi oli sono fantastici. Vediamo. Ah, questo si apre proprio così, ma sono fantastici ed hanno un profumo spettacolare. Ed è un po' come l'olio Huile Prodigieuse, francese. Sì, l'avrei studiato, ma non lo so. Perfetto per i capelli, per il corpo, per tutto, per tutto. Sono fantastico e non so dove iniziare ad appoggiarli qui. Ok, andiamo con la 2 e la 2. Io non lo so se lo vedete meglio così, cosa vi può interessare perché cade, non sta dritto. Ok. 2, questa è una fialetta. Ah, il profumo Prodigious Floral Le Parfum. Ok, una fialettina, proprio un sample del profumo, della stessa profumazione, immagino. Sì. Non, ok, andiamo a 3. Aspettate che tolgo le caselle perché se no io mi perdo. Parlo troppo e mi perdo. Andiamo alla 3. La 3, eccola qui, è grande. Ok, qui si ragiona un po' meglio. Prodigious Floral. No, a questo punto, ragazze, qui cade tutto. Il calendario non sta fermo e quindi ve lo mostro io. Ok, se riuscissi ad uscire. Ma quei bei calendari di una volta che c'erano i buchetti per aprire le confezioni. Quindi tutta la linea floral, ok? Gel doccia profumato da 30 ml, eccolo qui. Già ci piace di più. Sigillato oltretutto, ci piace. 4. Facciamo così perché questo calendario non sta in piedi. Allora, la 4. Una volta per prendere i prodotti, no? 4 Very Rose, acqua micellare 3 in 1 viso e occhi. Ok, è un 50 ml, quindi è anche una bella confezione. Questa acqua micellare struccante ed è in viso e occhi. Cosa ha 3 confezioni? All'acqua floreale di rosa, quindi è anche addolcente e lenitiva. Ci piace tutto un po' sul rosa ultimamente. Ma può andare bene se
Intanto cerchiamo la 5. Se non si conosce il marchio lo si vuole conoscere, perché comunque i prodotti a prezzo, cioè full size, hanno un prezzo abbastanza ottimi prodotti, ma hanno un prezzo. Allora, la 5 abbiamo la Crème Body Jose Boost crema gel multicorrettiva da 15 ml, eccola qui, ed è una crema gel quindi adatta anche alla pelle mista. È sempre nel tono del rosina. Sì, è molto fresca, molto fiorita ed assorbe velocemente. Adesso espandiamo un attimo. Sì, bella fresca, proprio un gel. Questa non ho letto, ma multicorrettiva. Bella, poi comunque già assorbita. Ed... Ah, beh, sì, ha una leggera. Sembra che appiani un attimo il colore. Ok, penso che la proverò. Questa qui la metto subito qui da provare perché mi incuriosisce già e poi vi dirò. Il profumo è ottimo comunque. Se vi piacciono i profumi floreali, questa è ottima. Noi andiamo alla 6, che troviamo la crema fresca di Beauté, crema idratante 48 ore, 3 in 1, sempre un 15 ml. È una crema per tutte le pelli, viso ed occhi. Ok, se la crema è per il viso, non è per gli occhi. Mi raccomando, anche se comunque sia in mancanza del contorno occhi, mettiamola un attimo. Ma questa inquadratura mi fa impazzire. Però vediamo la crema. Sì, è idratante effettivamente. Profumo fresco e molto delicato, però sì, molto idratante. Ma che questa inquadratura sembra che appiattisca un po'. E oltretutto fa un'ombra che non capisco. Perché ho un'ombra se ho tre luci? Non dovrei avere l'ombra. Non facciamoci domande. Allora, 7. Ok, questa è crema fresca, sempre la stessa linea, sempre crema fresca di bellezza, crema rimpolpante idratante. Mentre quella era questa è idratante, questa è rimpolpante, sempre un 15 ml. E infatti Nuxe è famosa per le creme, oltre che per le profumazioni, quindi perché non provarle? Questa è una buona idea. Questa è più fluida, assorbe anche velocemente. Sempre classico profumo, ci piace. Ok, dobbiamo andare alla 8. Allora, vediamo un po' la 8. Ok, Nuxe Bio. Ora, tra un quarto d'ora, io la tiro fuori. No, no, ci ho già fatto. Fluido idratante, corretto. Correttore della pelle, skin correcting all'alga marina 15 ml. Vediamo cosa dice per il viso, pelli normali miste, alga marina. Ok, e noi ce la proviamo. Oh, bella fluida, è bella fluida. Eh sì, questa qua per la pelle mista è perfetta perché assorbe velocemente, non appiccica, è bella fluida. Non sento profumo, che è tutto un dire perché qui è tutto un profumo. Non sento profumo, ma dobbiamo aprire la 9. Ok, che è piccina. Ecco, questo era famoso, non è quello che ho provato io, ma mi fa molto piacere trovarlo. Prima di aprire queste caselle bisogna farsi le unghie. È un peccato un po' che queste caselle siano così. Questo è lo stick labbra idratante al miele, full size. Mi piace anche perché mi piacciono molto gli stick labbra. Io uso gli stick labbra, i balsami labbra, ne uso di tutte le possibili tipologie ed ho provato la crema, quella in tubetto ed è buona. Proveremo anche questo.
E andiamo alla 10. Ok. Rêve du miel. Balsamo viso ultra confortevole, nutriente con miele. Pelli secche e sensibili, 15 ml, eccola qui. Quindi ci sono un po' tutte le linee. Andiamo di là a questo punto perché sennò ho troppi profumi. Questa è super ricca. Questa è davvero super ricca. Sì, questa è molto ricca. Profumo delicato, molto delicato. Diciamo che il periodo invernale è perfetto per testare una skin care un pochino più ricca e ci piace. 11. Ok. Ma di là c'è scritto qualcosa. Ah, ok. Allora, nella parte di là della casellina, ecco, c'è scritto non solo che cos'è, a cosa serve, ma anche sì, no, pensavo che ci fossero gli ingredienti, non ci sono invece, però c'è scritto in tutte le lingue che cos'è, quindi francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, ci sono tutte le lingue. Ok, ci piace questa cosa, ma andiamo a vedere che cos'è. Gel detergente e struccante viso, 15 ml, era sempre della linea Rêve de Miel, si vede che andiamo molto a linee, va bene, ok, questo lo annusiamo e basta. Profuma di poco, ma gel detergente struccante. Ci piace, lo testeremo. Vedete che servono a strappare le caselline perché non mi ricordo più cosa ho aperto. 12, questa era 11, quindi devo aprire la 12. Sempre della linea Rêve du Miel, quindi andiamo sempre con la stessa linea. Questo è il gel Clean and Gel, un gel per pulente, disinfettante per le mani da 30 senza risciacquo con alcol, quindi ok. Questo è chiuso, lo tengo chiuso perché ne ho tanti. E ne ho tanti, ma ne uso anche tantissimi. Li ho sempre usati anche prima di tutto ciò e continuo ad utilizzarli. Perfetto da borsetta, da zaino, da tenere a portata di mano anche per pulirsi le mani, fantastici. 13, 13, 13. Rêve du Miel, crema mani e unghie, ok, 15 ml. Ci sta anche la crema per le mani, sempre profumo classico. Abbiamo superato la metà. Che cosa ne pensate di tutta questa linea per adesso? Io tranne il primo che è proprio il profumino, la fialetta è un po' una caduta di stile, però ho detto scusatemi. Beh, tutto il resto mi sta piacendo per scoprire le varie linee del marchio, anche perché è quello che ci interessa, no? Scoprire i vari prodotti che può avere. 14. Vedo una linea diversa, quindi abbiamo finito la Rêve du Miel. Ok. Acquabella, gel purificante microsfogliante per uso quotidiano, 15 ml. Ok, ci piace. L'ho detto, ok, bene. Tanto la telecamera accesa perché sto aspettando un corriere. Delicatissimo, proprio acquabella, gel purificante microsfogliante per uso quotidiano. Oh, non lo dico. 15. Questa mi piace, credo. Questo è l'olio prodigioso ricco, Will Prodigiose, quello per viso, corpo, capelli, confezione da 10 ml. Eccolo, fantastico. Era lui che conoscevo. Quindi abbiamo la versione floreale e quella anche ricca. Che credo che sia la classica, credo. Quindi in teoria ci dovrebbe essere i prodotti della linea. Adesso vediamo. Basta che non ci sia la fialetta anche di questo perché se non mi arrabbio. Andiamo alla 16 e altra linea. Mi è schizzato il prodotto.
Vado a recuperarlo. Allora, Nuxurians Ultra, crema ricca, ridensificante, anti-age global, rigenera, ridensifica e liscia le rughe. Ed il caffè lo fa solamente alla mattina. 15 ml. Non lo so come vi è venuta la cosa del caffè. No, lasciate perdere. Ci sto ripensando e mi viene da ridere da sola. E mi vengono così. Quando prometto troppe cose e... Lasciamo perdere. Ok, è molto ricca. Dice che è per pelli molto secche, da molto secche a secche. Quindi ecco perché è così tanto ricca. Profuma di crema. Di crema. Ok. Oh, e dice di essere molto ricca ed effettivamente molto ricca. Il caffè non so quando lo farà, andiamo alla 17. Come mi vengono queste cose? Vabbè. Allora, la 17. Ma vi se mi seguite ancora voi per questo? Abbiamo una Nuxurians Gold crema olio nutri fortificante anti-age absolu, ok, crema super nutriente densificante, anche questa crema olio 15 ml, quindi abbiamo tante linee. Ed è questa, anche un piccolo rosina. Allora, me l'aspettavo ancora più nutriente, invece è... ma ha una leggera perlescenza dentro? Revive Radiance, illuminante. È impercettibile, non so con le luci, impercettibile, ma ha una leggera perlescenza che comunque è proprio impercettibile. Dà un po' di... luminosità naturale all'incarnato e questa ci piace. Immagino che sia dovuta dall'olio. E a che numero siamo arrivati? Alla 18. Ok, e qui abbiamo un prodotto per il corpo. Nuxe Body Rêve de Thé. Gommage rivitalizzante, sfogliante. All'estratto di tè verde 30 ml. Sentiamo il profumo. Questo non lo conosco. Sa di tè. Quel tè forte. Buono. Questo non lo conoscevo assolutamente. Mi piace anche questa cosa. Andiamo alla 19. Sto letteralmente distruggendo il calendario, credo che tiro fuori questa e ve la faccio vedere. Voilà, qua partono i prodotti. Merveilleuse Lift, la crema polvere, extra liftante, powdery, pelle da normale a miste. Ah, è un 15 ml. E questa, sono curiosa di provarla, scusate, ma dobbiamo provarla assolutamente. Crema. Ok. Ha un buon profumo. Guardavo le telecamere, non è arrivato il corriere, ma è arrivato a casa a brontolo, quindi siamo a posto. Sentiremo un casino dell'ostia, ma no, io sono in ufficio, quindi... per essere pelle mista, un po' bella nutriente, ma siamo nel periodo invernale, quindi ci sta. 15, ok. Ah, detto che vi facevo vedere il calendario. Guardate come lo sto riducendo. Attenzione ad aprire solo la casellina giusta, perché sennò vi fate gli spoiler delle altre. Allora, noi siamo alla 20. Eccolo qua, questo è quello che conosco io, olio prodigioso. È questo che conosco io, sempre 10 ml. Adesso lo apro, ma è lui. È lui. È lui, è quello che mi piace di più, mi piace perché sono piccolini.
Questo sulle punte dei capelli lascia un profumo fantastico e poi non li unge, cioè mi piace tantissimo anche per quello. 21. Prodigioso, mi piace perché è la linea profumata. Olio doccia, ok, 30 ml ci sta. Ci sta, soprattutto perché questo profumo a me piace tantissimo. Qualcos'altro anche per la doccia? Abbiamo il 22 Nuxe Prodigieux latte profumato, quindi bello che è della linea classica. Scusate, un momento solo. Ok, allora torniamo a noi. Quindi abbiamo nella 22 il latte corpo sempre della linea Prodigieux, quindi che è quella più famosa del marchio, quindi ci sta assolutamente. Mi piace questa scelta. Ne mancano due, la 23 che è PC. Ma stavamo andando così bene. Ma stavamo andando così bene, ma perché? Prodigieux Le Parfum 1,2 ml. Questo è buono, buonissimo profumo, ma questo è un campioncino. Ecco, siamo a due caselle che proprio non mi piacciono. 24. La dimensione è questa. Cosa sarà? Cavolata? Oppure bella casella? Pronte che apro? Voi cosa dite? Cosa vi aspettate? Aperta, eh? Cosa dite? Che sapete che non lo conosco, quindi ci sta. Olio prodigioso oro, olio secco multi. Allora, guardate, guardate perché potrebbe piacere. È l'olio prodigioso, ok, ma con tutto del oro pearlescenze dentro. Lo chiudo subito perché io tendo a perdere i prodotti. Bello! Questo è bello per il corpo. È proprio una cosa dorata, leggerissima. Però ha quel scintillare che mi piace. Il profumo è lui. Che bello! Sì, bella casella. Io direi che appoggiamo delicatamente il calendario da qualche parte. Io continuo a registrare tanto perché con le mani così non, sinceramente non sarebbe il caso di andare a toccare il telecomando. Togliamo tutto e poi facciamo le considerazioni. Le considerazioni finali si fanno senza tutta questa roba. Allora aspettate un attimo che tolgo tutto e poi dopo ne parliamo. Ed eccoci qui. Allora, se siete arrivati a questo momento perché non volete spoiler, vi dico che lo abbiamo aperto tutto, qui ci sono tutte le caselline vuote, non vi faccio vedere il calendario perché non so perché, sono proprio stupida, ci ho messo sopra tutti i prodotti aperti, quindi non ve lo faccio vedere ma è completamente vuoto. Cosa ne dico? Dunque, se vi siete approcciati a questo calendario con l'idea di scoprire i prodotti di tutta la gamma Nuxe, è il calendario perfetto. Allora, ci sono dei prodotti di varie linee, quindi le potete provare tutte, per tutte le tipologie di pelle, da quelle mista, quella secca, molto secca, pelle matura, c'è davvero di tutto, qualche prodotto per il corpo, nulla per i capelli, se non i classici che sono multiuso, anche linee classiche più conosciute, alcune caselline che non mi sono piaciute, avrei preferito altro o in un altro formato, sinceramente. E la 24 apprezzata. Sì, una buona idea. A questo punto del video, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se lo acquisterete, se l'avete acquistato, se vi è piaciuto, se lo comprerete l'anno prossimo, se aspetterete i saldi e magari li proverete senza calendario dell'avvento. Fatemi sapere tutto. Io spero sia stata utile, avete avuto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!